che ha tenuto insieme una delle zone più complicate nello scacchiere internazionale, che sono i Balcani. Vi faccio presente che dopo la caduta di Tito, solo dopo poco tempo, nei Balcani è successo di tutto. È dovuto addirittura intervenire la NATO con i bombardamenti per far finire le ostilità, perché si sono massacrati tra di loro. Vi basti sapere che i serbi e i croati, che parlano la stessa lingua ma la scrivono solo in diverso, si odiano. La Costituzione jugoslava era costruita con garante il maresciallo Tito, era costruita in modo tale che tutte le etnie fossero rappresentate, per cui se il capo dello Stato, per esempio, era croato, il Presidente del Consiglio doveva essere serbo, via di questo passo. Ecco perché il governo italiano, in una realpolitik nel 69, probabilmente gli ha dato questo riconoscimento, perché la nascita dei paesi non allineati, ricordo l'India per esempio, oltre che la Jugoslavia, dava un contributo notevole alla stabilità politica internazionale. Dopodiché, se uno mi dovesse chiedere al bruciapelo, ma tu lo daresti, tu Giovanni Barbagallo, un premio al maresciallo Tito? Io non glielo darei, non gliel'avrei dato il premio al maresciallo Tito. Però non mi sento contemporaneamente di buttare la croce addosso a chi aveva problematiche politiche internazionali di gran lunga superiori. Qualcuno potrebbe dire che è cinismo, ma scusate, ma perché due bombe atomiche sul Giappone da parte della più grande potenza democratica di questa civiltà non sono state cinismo politico-guerresco? C'era la necessità, ad esempio, di buttare due bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki, però nessuno ha criminalizzato il governo americano per questo. Allora, io invito tutti i consiglieri di attualizzare la storia, di vedere le cose nel momento in cui avvengono e non a distanza di 30, 40, 50 anni, perché la nostra visione è completamente diversa rispetto a quella degli anni 70. Negli anni 70, che eravamo ancora in coda alla guerra fredda, c'erano delle tematiche internazionali molto diverse da quelle che ci sono oggi. Oggi noi abbiamo un quadro internazionale completamente diverso che ci consente di esprimere i giudizi e di far nascere anche queste emozioni. Dopodiché io lo dico, io posso anche non votare, astenermi su questa mozione, non mi sento però onestamente con il mio voto di bocciare una politica estera lungimirante che ha consentito a questo paese, il nostro paese, di avere 60-70 anni di democrazia. È evidente che se devo dare un giudizio sull'infoibamento, su quello che è successo nelle foibe, dove non si è andato neanche più a vedere l'appartenenza politica, ma soltanto l'appartenenza etnica, perché nelle foibe ci finirono anche italiani comunisti dentro le foibe, ci finirono quindi dove prevalse questo aspetto più etnico rispetto all'aspetto politico. L'ultima cosa la voglio dire. Io non sono mai stato comunista, non sono mai stato iscritto al Partito Comunista, però per onestà intellettuale lo devo dire. E mi riallaccio a quello che diceva Pastorino, hanno detto altri. Se in Italia si è potuto combattere il terrorismo, riconoscerlo, perché ormai è un fatto storico, consolidato e politico, si deve dire grazie anche al Partito Comunista Italiano, che nel dubbio tra, diciamo così, in qualche maniera fare un minimo di sponda ai terroristi, che poi si è scoperto col tempo che erano in gran parte figli, diciamo così, di questa sinistra un po' malsana, si è schierato con le istituzioni, si è schierato con il paese, si è schierato con la democrazia, pagando anche con delle persone fisiche, vedi Guido Rossa della città di Genova. Quindi su questo argomento penso, io lo dico, se mi permettete, più da storico che da politico, io penso che non ci sia nessuno che possa mettere in dubbio il fatto della presa di posizione del Partito Comunista Italiano su questa vicenda. Magari se lo criticherei per altre cose, ma non assolutamente per questo. Bene.